Mi tu porti musica, se affetto voglio ti ne te. Ah sì, le sei, sì, ma parole senza mi te. Ale e manno troppo. Ciao a tutti dal Panda Parlante. Direte perché parlo a bassa voce? Perché c'è di là Mattia che dorme. È mezzanotte in punto tra il 19 e il 20 maggio, cioè la mezzanotte del 20 maggio, e voi direte stica? No, che stica? Mattia, quindi il piccoletto della casa, compie 4 anni e quindi parlo a bassa voce perché se sente il Panda Parlante impazzisce. E quindi niente, stiamo addobbando casa per fargli trovare una bella sorpresa domani. Quindi adesso vi farò vedere che cosa abbiamo fatto. Tutto merito della mamma. Buon compleanno, vita mia, anzi direi vita nostra. Questi sono alcuni dei piccoli regali che abbiamo fatto a Mattia nostro. Domani li scarterà. Una macchinina della Lego, ci sono i Kinder, i studenti hanno detto i Kinder, e qua ci sono tantissimi regali, guardate quanti sono, tutti fatti da mamma e papà. Abbiamo fatto anche una pazzia, abbiamo comprato una tenda, così lui si potrà rintanare e scappare dalla mamma. No, lei no, non fa parte dei regali. Adesso vi porto a vedere la tenda, ma fate silenzio perché lui dorme e se sente il Panda Parlante impazzisce e si sveglia. Scusate se prima era scuro, ma dormiva quindi. Ma buongiorno papà, sei sveglio? Sì. E vieni? Ciao, da quanto tempo? Vuoi salutare i miei amici? Sì. E saluta? Sì. Saluta? Ciao. Chi? Ai amici del Panda Parlante. Che giorno è oggi? 20 marzo. E quindi? È il mio compleanno. Auguri da mamma e da? Papà. Auguri da papà e da? Puoi parlare? Mamma! Ma sei per bene. Mamma, è solo stato una mattina, Matti. Siamo nella retta luna per sistemare tutto. Vieni. Piano, piano. Dove vai? Aspetta. Quanti regali! Allora! E questo che cos'è? Scusa, che numero è questo? È il 4, papà! Ma sei contento dei regali? Sì! Cioè, mo' verrò inquadrato, ma abbiate pietà di me. Sono le 7 di mattina. Quindi oggi facciamo l'unboxing dei due regali? No, del Panda Parlante? No, dei due. Dei tuoi? No, dei due. Ah. Scusa, sono ancora un po' dislessico di mattina. Guarda là e saluta. Dove? Ah, ciao! Quale apriamo per primo? Questo più grande. Ok, chi lo apre? Sì. Io? Sì. Se mi piace lo prendo io. Prendo tu. No, non ti metto. Oh. Questo è da parte di Willow. Da parte di chi? Di Willow. Lo vuoi dire ai nostri amici Willow che cosa ti ha mandato l'altro giorno? Un biglietto. Un biglietto di auguri. Wow. Wow. Che cos'è? La mamma. Saretta McQueen. Di Saretta McQueen? Saretta o Saetta? Saetta. Sì, ho detto scusatemi se le strafandezze che dirò, ma ancora dobbiamo un bicchiere d'acqua, quindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19. Scusa, 9 regali da parte di mamma e papà non vanno bene? Più capanna. Più capanna? Più feste. Più feste? Guarda che belle carte regalo. Chi lo apre questo? Insieme. Che bello, no. Il libro di Gracco, papà. No, non è il libro di Gracco? No. E che cos'è? Ma c'è il libro di colorare. Sei bravo a colorare? Sì. Che sarà mai questo, papà? Io non ce l'avevo.
Io ti ho fatto questo tacco. Io ti ho fatto questo tacco. Tu sei cantare la canzone da sola? Su puzzle! No, vabbè. Non ce l'avevi, papà? Fallo vedere, papà, inquadralo. Così è. Così? Dov'è Mattia? Dove è andato Mattia nell'inquadratura? Dove sta Mattia? Mi tiene a posto. Eccolo! Va bene. Papà! No, vabbè. Allora. Dai, papà. E taglia. E taglia. E taglia. E cos'è? E cos'è? Le cappe. No. Esistono le cappe come regalo. Scusa, non è un regalo per te? Guarda che scarpe sono. Le cappe non sono dei regali. Tecnicamente non vengono considerate come regali comunque. Allora poi teniamo dietro. Ma come? Guarda che belle scarpe, falle vedere, di chi sono le scarpe? Li teniamo dietro. Come andiamo indietro? Ma che ridi? Molto più grande! Al prossimo, molto più grande! Ti sono piaciute le scarpe qua? No! No, vabbè! Oh no, si fa a male! Questo si fa a mano di scarpe! Questo va bene come regalo? Sì, ma c'è un uomo ragno, tipo. È dell'uomo ragno. E come fa la canzone? No, sì, sono un uomo ragno. E c'è stato, non si sa, forse quelli della mala. Forse la? Forse la flossettità. Anno, sì, sono un uomo ragno. Non si sa, neanche perché. Quello parla? Come parla? Come parla? Se fossi appena uscito dalla scatola. Ciao. E là, io mi chiamo Woody. Oh, vabbè, papà, guarda che c'è qua. Oh. No. Buono regalo. No, no. Allora, se fa 5 anni, ricordami, il tavolo sarà vuoto. Papà, ma quelli noi li abbiamo pagati, è un regalo. Questo è più grande. Questo è più grande di tutti qua. Questo è più aia. No. No, un altro caso. Solo... Vale? Vale così. Sì, un caso di cazzo. Ha detto un puzzle di cazzo, non un puzzle di cazzo. Ho la sala tra le camme qui. E fallo vedere, inquadro. La sala tra le camme qui. Quella rossa è tra le qui. Ta-da-da-da. No, è vero! L'ultimo! È l'ultimo, ma non l'ultimo. Allora, certo, mamma. Per questa mattina. Mamma e papà si sono un po' spiegati, stanno? No, vabbè. Mollevo. Acrilevo. Mi sono arrivati? Sì, altri Lego, così facciamo compagnia alla macchinetta che ti ha montato papà. Acrilevo. Sei bravo. Mi sono arrivati? Datemi. Sei tutto fatto? Vabbè, adesso saluta i nostri amici, digli che la giornata prosegue come? Andando a fare un po' di nina perché sei 7 di mattina. Vabbè, io direi che potremmo anche andarci a dare una sciacquata, un caffè e faremo continuare il video più tardi. Mamma sbadiglia, non ve la inquadro perché sembra... No. Siete presenti gli ippopotami quelli là che vedete su Geo? Ecco. E niente, vabbè, noi ci siamo rimasti malissimo che a Mattia non è piaciuto manco un regalo. Credo che andremo a portare... Scusami Mattia, che cosa regalo... Quale regalo volevi? Cosa volevi del regalo? Però potremmo far così. Lego. Sei stato contento dei regali ricevuti? Quello Lego. Io comunque farei una petizione, altro che le nostre colleghe Chiara e una famiglia. Cioè, ci starebbe bene Mattia qua sopra, Quindi Ferrero, se vuoi, chiocciola il panda parlante, oppure no, il panda parlante chiocciola auto. È Ferrero. Scusate, perché è tutta ora? Vabbè, comunque si è messo. Mamma, perché è ora? Va bene. Perché è scura, è il cioccolato, mamma. A tra poco, spingi rosso, mamma. Sei contento che hai fatto quelli video del panda parlante? Sì. Ma qual è rosso? Ah, ci penso io.